quando sono nella mia città, nella mia Cosenza, mi sento, come dire, un po' meno protagonista, soprattutto se c'è mio fratello. Mio fratello diceva: noi non parliamo mai insieme sui palchi. Abbiamo fatto qualche tempo fa, in occasione della chiusura di una campagna elettorale, la seconda di Mario, che fu molto violenta, molto cattiva, allora lo facemmo, ma non lo facciamo mai, per non essere ridondanti, non lo facciamo in verità anche perché io so che la mia Cosenza è la mia Cosenza, ma è soprattutto la Cosenza di Mario, e che lui è sempre il protagonista assoluto per quello che ha fatto in questa città, per le opere che ha lasciato, tra tante sofferenze. Sapete, io ero l'uomo delle crisi, cioè nel senso che lui governava, faceva bene il sindaco, quando c'era qualche momento più critico, allora entravo in campo io e parlavamo di come risolvere gli aspetti più controversi, nei momenti dove la cattiveria si accaniva contro chi, contro un uomo che voleva solo restituire a Cosenza la sua bellezza. Quante ne abbiamo passate, Mario? Quante sofferenze, quante amarezze. Mentre parlavi, io pensavo: che cosa resta di tutto questo lavoro? Beh, resta il nome, il tuo nome, scritto nelle opere di questa città per sempre, per il futuro. È una grande soddisfazione, una soddisfazione che la politica consegna solo a poche persone. Il ricordo di Mario sarà un ricordo indelebile per questa città, e io me ne accorgo quando, girando con lui per Corso Mazzini, trovo alcuni cittadini di Cosenza che si fermano a parlare con lui ammirati. Si tratta soprattutto dei bambini. Avete visto con quanto amore, con quanto affetto i bambini si rivolgono al loro sindaco? E io lo guardo con ammirazione, perché dico: ecco, è riuscito a convincere anche quelli che non votano che hanno un sindaco che sta costruendo una città più bella per loro, per quando saranno grandi, una città che possa essere più accogliente, che possa mantenerli nel luogo dove sono nati. E quindi io sono orgoglioso di mio fratello, come orgogliosa è la città di Cosenza del lavoro che Mario ha fatto. Poteva esserci lui qui su questo palco a parlare da candidato alla presidenza della regione, invece ci sono io e sono impegnato, Mario, a dimostrare che sono tuo fratello e che ho imparato anche dalla tua attività, sono impegnato a cercare di fare in Calabria quello che tu hai fatto nella città di Cosenza. Bravo anche Francesco. Oh, attenzione, Francesco le elezioni le vince, le può vincere al primo turno o le può vincere al ballottaggio, quando il presidente della regione sarà a Cosenza ogni giorno a sostenerlo. Però siccome sono stanco, perché come diceva Iole, sto girando in lungo e largo la Calabria, per favore risparmiatemi questo sforzo, consegnate a Francesco una grande vittoria al primo turno. Mario diceva: ah, ma ci sono tutti questi che dicono: ah, grazie Cosenza per quello che mi hai dato, però vorrei restituita. Però Mario, io il mio primo comizio a Cosenza l'ho fatto da ragazzo a Piazza Kennedy, avevo 18 anni, ero nel Movimento Giovanile, ho fatto il mio primo comizio tra c'era e ora sono qui a parlare in una piazza gremita da candidato a presidente, da capogruppo di Forza Italia. Come faccio a non dire grazie a Cosenza per quello che Cosenza mi ha dato? Mi ha dato l'onore, il privilegio di rappresentarla più livelli, in consiglio comunale, in consiglio regionale, alla Camera, ora addirittura da capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. E ho cercato sempre di svolgere questo mio ruolo con onore, con competenza,
cercando di rendere orgogliosi i cosentini. Poi, mentre stavo svolgendo questa bellissima attività, perché per uno che parte da Cosenza, da zero, voi sapete che Mario e io apparteniamo ad una famiglia di lavoratori, ma una famiglia popolare di Cosenza, non apparteniamo ad una famiglia che abbia avuto al suo interno lasciti politici. Per un ragazzo che poi arriva a fare il capogruppo di Forza Italia, il capogruppo di Forza Italia è una cosa bellissima, anche perché in Forza Italia spesso i capigruppo sono di Milano, di Bergamo. E quando mi è capitato di poter fare il presidente, il candidato alla presidenza della regione, un po' ci ho pensato, no? Perché ho detto, ma lascio un'attività così bella, così gratificante, e vado a fare una cosa complessa, difficile. E mentre ci pensavo, ricevevo nel mio ufficio a Roma, alla Camera dei Deputati, tante persone che mi dicevano, ma chi te la fa fare? Tu qui hai visibilità, puoi parlare ogni giorno con ministri, sei nell'apice della politica nazionale, perché vai in una regione così complicata a fare il presidente di quella regione? Perché sapete, fuori dalla Calabria, la regione Calabria la considerano quasi come l'Afghanistan, la considerano come una regione ingovernabile. E io dicevo, no, questa regione, la mia regione, non è una regione ingovernabile, è una regione bellissima, come Cosenza è una città bellissima, che se ha uomini di governo che si appassionano al governo dei problemi cercando le soluzioni, può dimostrare al paese quanto bella sia. E per questo ho scelto questo slogan, ho detto la Calabria che l'Italia non si aspetta, è quello che vorrei fare. E però qui a Cosenza vorrei dire qualcosa che ho detto poco in campagna elettorale, però a Cosenza voglio dirla. Se anche io riuscirò, come voglio, a dimostrare che la Calabria è una regione che l'Italia non si aspetta, è una regione straordinaria, che va raccontata anche per le sue straordinarie risorse, io non sarò il primo ad averlo fatto. Perché c'è un'altra persona, Nino, che l'ha fatto prima di me. L'ha fatto all'inizio della ultima legislatura della regione. Mi riferisco a Iole Santelli, che ha saputo dimostrare quanto la Calabria possa avere classe dirigente di qualità che sa raccontare un'altra idea di Calabria al paese. Questa regione viene dipinta come una regione che ha solo problemi, a cominciare dall'Ndrangheta. Noi abbiamo inviato le nostre liste alla Commissione Antimafia prima di fare le liste, e lo abbiamo fatto perché sappiamo che l'asticella dell'attenzione va tenuta altissima. Sappiamo che l'Ndrangheta è un problema grave, abbiamo detto che l'Ndrangheta ci fa schifo e non consentiremo all'Ndrangheta di sporcare il governo del centrodestra, ma l'Ndrangheta non deve diventare nemmeno un alibi, l'alibi degli incapaci per dire che nulla si può fare in Calabria. La Calabria può essere governata, e vi dico allora il presidente che avrete. Avrete un presidente che non si occuperà di decidere chi deve fare il sindaco di Mendicino, di Cerisano, di Lamezia o di Falerna, che non si occuperà di decidere chi deve fare il capo distretto in questo o in quell'azienda sanitaria. Altri si devono occupare di questo. Avrete un presidente che si occuperà del governo della regione, delle grandi questioni dalle quali dipende il governo della questione e il futuro della Calabria, a cominciare dalla sanità. Io ho già detto ai ministri con i quali mi confronto nella mia attività di capogruppo quasi quotidianamente, che sarò il presidente della regione che pretenderà dal governo nazionale che si restituisca la sanità ai calabresi, perché in questi 11 anni di commissariamento non c'è, i commissari che ci hanno mandato, anche questi figli del pregiudizio che in Calabria nulla si può fare, perché in Calabria è tutto malaffare, è tutto corruzione, è tutto 'Ndrangheta. Ci hanno mandato generali della Guardia di Finanza, generali dei Carabinieri, ma mai nessuno che avesse competenze nell'organizzazione della sanità. Allora io sarò il presidente della regione che pretenderà dal governo, utilizzando anche l'autorevolezza che mi deriva dall'essere dirigente di un partito nazionale, che il governo deve
restituire la sanità ai calabresi o facendo finire il commissariamento o nominando commissario il presidente della regione. Perché guardate, io le elezioni non le vinco il 3 o il 4 di ottobre, io le vinco dal 5 di ottobre in poi, se riuscirò con la squadra di candidati che abbiamo composto, con Nino, con Gianluca, con tutti quelli che hanno governato in questi mesi in una condizione di grande difficoltà, a cambiarla questa regione, a cominciare dalla sanità di questa regione. Allora non lascio a nessuno la responsabilità di fare quello che i calabresi si aspettano faccia il Presidente della Regione. Faremo un grande investimento nell'assistenza territoriale. Guardate, molti ci attaccano perché dicono: ah, ma il primo commissario è stato un Presidente di Regione di centrodestra che ha chiuso gli ospedali. Beh, spieghiamolo a questi che dicono queste cose, che non capiscono come funziona la sanità, che la sanità non è solo rete ospedaliera. Noi abbiamo sempre pensato che la sanità fosse solo rete ospedaliera. Quando si fa il riparto delle risorse per finanziare la sanità nelle varie regioni, il 45% va alla rete ospedaliera, il resto va all'assistenza territoriale e alla prevenzione. Noi abbiamo sempre ritenuto invece che tutto fosse rete ospedaliera. Non è così. In Calabria c'erano 42 ospedali, come se a Roma, a Milano ce ne fossero 80. L'errore quale fu? Forse quello di chiudere gli ospedali sbagliati, forse qualcuno poteva rimanere aperto mentre qualcun altro meritava di essere chiuso al posto di quello che è stato chiuso? Sì, ma l'errore fu soprattutto quello di non aver convertito gli ospedali che si chiudevano in presidi di medicina territoriale, in luoghi dove si sarebbero dovuti mettere poliambulatori, specialisti ambulatoriali, TAC, risonanza, per dare ai calabresi, a quelli che hanno bisogno di una TAC, di una risonanza, la possibilità di andare in questi luoghi e di avere un attacco e una risonanza aspettando due giorni, un giorno, come avviene a Bergamo, a Brescia, e non 8, 9, 10 mesi come avviene in Calabria. Questo fu l'errore. Allora noi faremo un grande investimento nell'assistenza territoriale, faremo un grande investimento nella riorganizzazione della rete ospedaliera. Abbiamo medici straordinari e lo abbiamo dimostrato al paese, perché l'assurdo è che i calabresi che vanno a curarsi fuori dalla Calabria, quando vanno fuori dalla Calabria poi trovano un medico calabrese che li cura. E poi noi spendiamo 320 milioni di euro all'anno di mobilità passiva, stacchiamo ogni anno un assegno verso le regioni del nord perché la Calabria non riesce a curare i calabresi. E se a questi 320 milioni aggiungete quando spendono le famiglie calabresi per i viaggi della speranza, vi rendete conto che ogni anno 1 miliardo di euro va fuori dalla Calabria verso le regioni del nord, le regioni che hanno sistemi sanitari più efficienti. È inaccettabile. Allora io chiederò, anche qui facendo valere l'autorevolezza della posizione nazionale che ho costruito, al governo nazionale uno sforzo perequativo, anche perché che è successo in questi anni? È successo che mentre con i commissari non si assumeva nessuno, perché c'era il blocco delle assunzioni, non si facevano investimenti in Calabria, nel resto del paese si assumevano medici, personale sanitario, si facevano investimenti in sanità. E allora la distanza, il gap tra il nostro sistema sanitario e il sistema sanitario delle altre regioni è cresciuto a dismisura. Oggi noi pretenderemo dal governo nazionale di poter fare di più per colmare questa distanza. Se per esempio nel resto delle regioni si possono assumere 10 medici ogni 10.000 abitanti, in Calabria abbiamo bisogno di assumere 20 medici ogni 10.000 abitanti, e medici a tempo indeterminato, perché un altro errore che è stato fatto è quello di pensare che ad un giovane calabrese che si laurea in medicina, che si specializza, si possa, no, non sono chiacchiere, perché chiacchiere non ne ho fatto mai e lo vedrete. Quando a un giovane calabrese che si laurea in medicina, che si specializza e che ha la possibilità di scegliere tra un impiego a tempo indeterminato in una struttura privata o in un sistema sanitario di una regione del nord,
è un impiego a tempo determinato, 8 mesi o a 12 mesi in Calabria, e quello sceglie chiaramente di non lavorarci in Calabria. Quindi noi abbiamo bisogno di un grande investimento nel personale della sanità per riorganizzare la rete ospedaliera, e tutto questo faremo. Sapete, sa signora, perché non sono solo chiacchiere, glielo spiego perché non sono solo chiacchiere, perché qui davanti a lei ha un uomo che non ha null'altro da dimostrare a se stesso. Mio padre e mia madre mi hanno comunicato il senso del lavoro, e solo quello mi hanno dato, non mi hanno dato altro, ma mi hanno dato la cosa più importante che un uomo possa avere. E io, grazie a queste cose, sono riuscito da zero a dimostrare ogni cosa a me stesso. Uno che parte da zero e arriva a fare il capogruppo di Forza Italia alla Camera, le assicuro, non ha nient'altro da dimostrare a se stesso. Se io avessi voluto guardare alle mie convenienze o alla mia serenità, avrei scelto di fare quello che sto facendo, il capogruppo alla Camera. I miei predecessori sono diventati tutti quanti ministri. Io invece ho deciso di fare una cosa ancora più esaltante. Ho deciso di tentare di passare alla storia di questa regione, dimostrando al Paese che questa regione è una regione straordinaria, è una regione straordinaria. E lo faccio anche perché nel mio percorso di vita, sia da dirigente politico che da imprenditore, quando mi confrontavo con quelli che calabresi non erano, vivevo con disagio, con sofferenza, il fatto che dopo aver parlato con me dicevano: ah sì, però è calabrese. Capita a molti di voi quando vanno fuori dalla Calabria, capita a molti di voi. Poi quando si rendevano conto che chi avevano davanti, e capita anche questo a molti di voi, era bravo, si rendevano conto che era forse persino un po' più bravo degli altri, perché noi calabresi siamo temprati alle difficoltà e diventiamo più bravi degli altri quando facciamo le cose. Allora io voglio dimostrare questo al Paese, per questo mi sono candidato. Voglio dimostrare che essere calabresi non è un marchio, essere calabresi è un timbro di qualità, e vorrei farlo con la stessa capacità, con lo stesso amore con il quale lo ha fatto Mario a Cosenza. E vorrei farlo con l'amore e la passione con le quali lo farà Francesco, raccogliendo il testimone di Mario e dimostrando, signora, che la politica può essere una bella cosa quando è fatta da persone per bene, quando è fatta da persone competenti. Può essere una bella cosa perché può essere lo strumento per scrivere la storia di un territorio, per scrivere il futuro di un territorio. Per questo lo facciamo, e lo facciamo, signora, anche per quelli che ritengono che queste cose siano chiacchiere. Lo facciamo anche per quelli che non ci credono e che attraverso le opere che compiremo potranno rendersi conto che quell'uomo che un giorno parlava su un palco mentre qualcuno diceva sono chiacchiere, è un uomo che ha dimostrato che la politica non si fa non con le chiacchiere, ma con i fatti. Viva Cosenza, viva Mario, viva il centro-destra, la guida di Cosenza e della regione.